Ho desiderato danzare da quando ero piccolina e mi piace pensare che non l'ho scelta neanche io la danza, ma sia stata lei a scegliere. Ogni volta che ero piccola e danzavo sentivo una grande gioia dentro e sentivo che le persone mi guardavano per quello che potevo fare, non per quello che mi mancava. La storia di Simone Azzori inizia con un sogno apparentemente irrealizzabile. Il sogno di una bambina che ha sempre avuto le idee molto chiare. Voleva diventare una ballerina e una pittrice. Simona è nata senza braccia. Solo grazie alla sua volontà di ferro e alla sua determinazione è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi andando oltre i pregiudizi della gente e i suoi stessi limiti. Oggi questo suo sogno è diventato realtà, permettendole di esporre i suoi quadri in tutto il mondo e di calcare prestigiosi palcoscenici in compagnia di grandi artisti. È stata ambasciatrice per la danza nel Grande Giubileo del 2000, protagonista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi del 2006. Nel 2012 ha aperto la quarta serata del Festival di Sanremo. Simona nasce a Milano il 18 giugno del 1974. Cresce a Saronno, dove abbiamo avuto la possibilità di incontrarla, proprio nel teatro della sua infanzia. Infatti, a Giuditta Pasta ha portato il suo nuovo spettacolo, Disegnati così, unione tra la danza e la pittura, le sue grandi passioni. Il suo punto fermo è da sempre la famiglia, la mamma Antonina, il papà Vitalino e la sorella Gioia. Sono stati i primi a sostenere i suoi sogni e a crescerla, infondendole la convinzione che non sarebbe mai stata meno importante degli altri. In particolare, la mamma l'ha sostenuta e aiutata in ogni occasione. Quando io ho fatto il mio primo saggio, ci avevano preparato un body fucsia e una gollerina. La mamma lo apre e dal body spuntano due maniche lunghe. Immaginate la mia faccia. La mamma ha preso il body, ha infilato le mani dentro il body, me l'ha messo davanti, l'ho infilato i miei piedini, l'ha tirato su e in un batticocchio le maniche. Quando sale sul palco Simona si sente se stessa e tutti la vedono per ciò che è e non per ciò che le manca. È una donna forte e consapevole delle proprie capacità, che con audacia e temperamento ha superato le difficoltà della vita e ha imparato ad apprezzarla. Per lei vivere è un dono prezioso. Ha affrontato ogni esperienza a pieno, sapendo cogliere tutti i lati positivi. Per me la danza è un'opportunità di raccontarmi, di sentirmi libera e di raccontare la mia storia nella semplicità più disarmante, ma con l'emozione più grande, perché possa incontrarsi con quella degli altri. La storia di Simona ci insegna che una mancanza fisica non ti impedisce di realizzare i tuoi sogni. Perché se ci credi davvero, nulla è impossibile o irrealizzabile, nonostante tutto, nonostante tutti. E alla domanda cosa pensi di comunicare attraverso la danza, lei risponde: ma forse semplicemente chi sono?